Ragazzi, oggi andiamo ad aprire dopo 4 anni, trovate in edicola, la Skiffidoll Bag, gli slime più belli. Dove ci sono io sopra, ragazzi? Andiamo a scoprire insieme cosa troviamo dentro dopo 4 anni, ma prima, sigla! Yolanda Switch. Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Sweets ed oggi sono tornata con un prodotto dell'edicola. Stamattina, prima che piovesse, venisse a fare il patapata dell'acqua. Dietro lo scaffale, dicevo, ho trovato questo. Allora, ho preso altre 3 buste che poi andavo ad aprire in altri video. Però questo ci volevo dedicare un video a parte. Perché, raga, non mi ricordo se questo io l'ho aperto, vi devo dire la verità. 3 anni fa, 4 anni fa, consigliata da Yolanda Sweets, la regina dello slime su YouTube. Madonna, raga, che ricordi quando avevo i capelli ancora lunghi, quando facevo le pubblicità per la Skiffidoll, ve lo ricordate? Mamma, che ricordi, ragazzi! Allora, 7 slime Skiffidoll a soli 20 euro, mi hanno sbarrato 7,90 euro. Allora, io curiosissima di aprire con voi questa bag della Skiffidoll. Oh, attenzione! Allora, ma scusate, ma queste le hanno rifatte da capo? L'hanno rifatte. Allora, cosa troviamo qua dentro? Troviamo gli slime ball, ma queste qua poi le hanno rifatte. Perché mi ricordo, ragazzi, scusatemi i tuoni, ma purtroppo. Perché mi ricordo che qua dentro c'erano solo slime, invece no. Ma ragazzi, se le trovate in edicola, ditemelo, fatemi una foto se le andate a riprendere, perché non, cioè, è assurdo. Scusate, ma quanto è vecchia questa cosa? C'è una data. Perdonatemi. Oh, 2021, è dell'anno scorso. Ho trovato queste Skiffidoll Slime Balls. Una cosa veramente carina, queste qua non le avevo mai aperte. Andiamo a vedere insieme. Oh mamma mia. Allora, prendi e gioca Skiffidoll Slime Balls. Dentro c'è come sempre il giornaletto della Skiffidoll. E qua ci sono le palline strizzose dove dentro ci sono gli slime. La pallina singola costa 2,50 euro. Dentro c'è il giornaletto e vediamo di che colore abbiamo trovato questa pallina. È un po' smoscetta. Eccola! Allora, dentro c'è lo slime. Raga, però è ancora funzionante, dai. Allora, ha questo che si mantiene, la pallina si è un po' smosciata, però nonostante tutto è ancora molto 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 carina. Niente male, dai, alla fine è una squishy ball normalissima. Andiamo a vedere gli slime come sono fatti. Qua c'è un giornaletto. Ah, il giornaletto proprio della bag. Ragazzi, prendi e gioca. Eccolo qua. Qua ci sono i giornaletti con cruciverba. Vabbè, ci sono tante curiosità, eccetera, eccetera. Ma, raga, andiamo a prendere la prima cosa. No, ragazzi, no, 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 no. Allora, questo qua, raga, state certi che ci farò uno short. Allora, ma vediamo prima qua dentro cosa c'è. Allora, qua dentro ci sono 2 bustine, le mie magiche creazioni. Qua con dentro ci sono 2 bustine che magari dopo andiamo a creare insieme. Qua abbiamo io con il mio bellissimo faccione. Ma no, come mi ricordo, ragazzi, oddio, sembra ieri. Allora, pasta affettate, devi aggiungere solo acqua, mi ricordo che costava 9,99 euro. Mentre queste qua, slime fai da te, devi aggiungere solo l'acqua. Allora, magari a fine video ne andiamo a provare uno, sicuramente. Yolanda Swiss, la regina dello slime, raga, adoro! Mamma mia, raga, che ricordi! No, vabbè, quando andiamo a fare la pasta o questo? Non lo so, vabbè, dopo vediamo, sicuramente lo andiamo a fare insieme in un video. Allora, poi... No, raga! Che abbiamo trovato? Ah, questa qua... Allora, questo qua che cos'è? Yolanda Swiss, questa foto è più... Ma ci sono tutti i prodotti con me sopra, mo! Oddio, adoro! Ho parlato con Daniele, ragazzi. Ci sono tutti i prodotti con me sopra. Allora, io non so questo cosa sia. Credo che sia tipo colla. Vediamo. Aggiungi la tua schificolla all'attivatore della bustina. Questo è l'attivatore. Questo è l'attivatore. Va bene. Anche perché è uscita la schificolla. La colla della Skiffidoll, non me lo sarei mai aspettato, raga. Allora, poi abbiamo trovato 2 slime. Mamma, raga. Allora, abbiamo trovato 2 paste snow. Mamma mia, da quanto tempo!
ancora. Allora, è uno slime effetto neve che dobbiamo vedere insieme, però, com'è dopo tutti questi anni. Allora, lo slime è un po' così così, devo dire, no, raga, vi giuro, e appena l'ho visto, no, me la devo comprare, me la devo comprare, quindi schifo, non l'ho comprato un prodotto che forse già mi avete mandato anni fa, però ero troppo curiosa di capire cosa ci trovassi dentro, e da quello che ho notato è l'edizione dell'anno scorso, 2021, perché la ripropongono forse ogni anno, non lo so, perché forse la comprate sempre, boh. Comunque, lo slime è un po' così così, per questo qua secondo me se ci mettiamo comunque la crema dentro, probabilmente, si aggiusta. Allora, poi abbiamo quest'altro slime snow, che è così. Allora, devo dire, che forse questo è meglio dell'altro. Andiamo a provare prima insieme il mio Schifino Slime fai da te. Molti credono che questi siano slime che faccio proprio io, in realtà no. I miei slime, proprio miei, quelli che produco io, fatti a mano, li trovate sul mio sito che è www.yolandaswitz.it. Questi qua sono fatti dalla Skifidon, ma c'è sopra la mia faccia. Però i miei slime, proprio miei, quelli che faccio io con la planetaria, eccetera, eccetera, li trovate sul mio sito, ok? Allora, io non mi ricordo minimamente come funzioni questo kit, quindi dobbiamo andare a leggere le istruzioni perché non mi ricordo proprio. Prepara l'area di lavoro, la vaschetta, bla bla bla. 150 grammi di acqua. Allora, puoi versare ovviamente la bustina dentro l'acqua e bisogna mescolare. Allora, facile. Allora, siccome non ho qui da me, non ho una ciotolina, andiamo ad usare i bicchieri compostabili, quindi sempre così e andiamo a mettere l'acqua. Io non so adesso 150 ml quanti siano. Boh, forse così. Vabbè. Comunque andiamo a sbattere la bustina, andiamo ad aprirla e andiamo a versarla dentro l'acqua. Raga, vediamo se mi viene. Oh, cavoletti! Aspetta, raga, cioè io. Aspetta, si è formato senza che io facessi nulla. Cioè, stavo leggendo le istruzioni e si è formato lo slime. Aspetta, andiamo ad eliminare l'acqua. Aspetta. Allora. Aiuto! Allora, si è formato lo slime. Vediamo un po'. Però, secondo me, dovevo mettere più acqua, forse. Ah, attenzione! Quest'altra bustina di pasta fai da te la voglio provare con voi in uno short, perché veramente è da una vita che non provo queste paste fai da te. Allora, questa pasta fai da te, da quel che posso vedere, era tipo con la neve dentro. Vabbè, era un grandioso esperimento da provare insieme. Allora, adesso ragazzi, siccome non ho come sempre un contenitore, come vi ho appena detto, voglio andare a provare con voi questa colla che è la Fluffy Glitter. Devo capire però, e non mi ricordo appunto come funziona l'attivatore. Aggiungi alla tua schificola l'attivatore della bustina per ottenere l'effetto Fluffy. Ok, allora penso che debba essere proprio così. Allora, veniamo. Premi la tua schificola in una ciotola fino a votare, aggiungi l'attivatore e mescola. Proprio così. Vabbè, non mi ricordo proprio, raga, cioè, sono passati tanti anni. Allora, mettiamolo nel bicchiere. Appunto, diamogli una piccola mescolata. Allora, la colla è così, vedete? È proprio così. Allora, adesso, sì, mi ricordavo che profumava. Allora, non voglio mettere tutta la bustina, più che altro ne voglio mettere poco alla volta perché non l'ho aggiunta tutta la colla. Quindi vediamo un pochettino. Iniziamo a mescolare la schificolla con la bustina di attivatore per fare lo slime. Allora, questo bicchiere, siccome è un bicchiere biodegradabile, secondo me si romperà tutto. Oh, sta riuscendo! Oh, ragazzi, non mi ricordavo tutte queste cose, raga. Ma voi vi rendete conto? Guardate, è venuto fuori lo slime! Oddio, Skifidol, ti prego, fammi rifare le tue cose. Guardate qui! Non me lo ricordavo! Raga! È scoppiettantissimo ed è super fluffoso. Poi si vedono tutti i glitter. Oh, vi posso dire la verità? Questa busta con me sopra non è per niente male. Io ma non lo so se sono stata fortunata io a trovare tutte queste cose carine oppure le buste si differenziano tutte l'una dall'altra. Però devo
devo dire che abbiamo trovato due kit fedate, la squishable, la colla e due slime. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso. Come sempre vi voglio tanto bene, vi mando un bacione ed un abbraccione e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao amici!